dunque, il Colorno come paese ha coinvolto Sarabaganza, ha coinvolto Montechiarugolo, ha coinvolto Feligno, tutte diciamo rocche, tutti castelli che i Farnese hanno acquisito a seguito delle confische della contura. San Secondo non è stato toccato dai Farnesi in quell'occasione. San Secondo, come sa l'amico Poldi Allai, è stato ben penalizzato dai Farnese qualche decennio prima, ma nel 1612 San Secondo non ha avuto conseguenze. Quindi, ecco, mi fa piacere che San Secondo abbia pensato di organizzare questa presentazione. Io perché sono presente? Beh, sono presente per due o tre motivi. Dunque, prima di tutto perché forse sono, come dice anche Cadoppi nella sua prefazione, sono quello che ha spinto il professor Cadoppi a fare questa ricerca. Era una ricerca molto particolare, molto complessa. Si trattava di guardare migliaia di carte in archivio, tutta la documentazione del processo che si era svolto nel 1612. Quindi si tratta veramente, come Cadoppi stesso scrive, si trattava di sfogliare cinque grossi faldoni per un totale di quasi 4.000 fogli, quindi una lettura diciamo molto intensa che Cadoppi è riuscito a fare brillantemente, tutto sommato anche in un tempo tutto sommato limitato, perché è un lavoro forse durato un anno e mezzo di lavoro. Naturalmente Cadoppi, come voi sapete, è un brillante professore dell'Università di Parma, quindi nel tempo diciamo libero dal lavoro si è dedicato a questa grossa ricerca di cui questo libro rappresenta il risultato. 4.000 pagine allora, che possono interessare sotto tanti punti di vista. Cadoppi si è interessato dal punto di vista soprattutto giuridico e storico. Io mi ero interessato circa 30 anni fa dal punto di vista di questo materiale. L'avevo conosciuto appunto erano gli anni 1976-77, avevo studiato gli inventari delle confische. Perché quando questi condannati, questi feudatari, perdono le loro rocche, perdono anche tutto quello che c'era dentro questi edifici. E questi edifici erano racchiudevano dei grossi tesori d'arte. Grossi tesori d'arte perché queste rocche e anche i loro palazzi di Parma avevano una collezione incredibile di quadri. Il mio primo interesse era nato nel 77 dal fatto che mi ero reso conto che i quadri più belli che avevano i Farnese nella loro collezione erano quelli confiscati ai feudatari. E questi quadri confiscati, che venivano descritti in questi inventari delle confische, si potevano trovare ancora nel museo di Capodimonte a Napoli, dove sono finiti tutti i tesori posseduti dai Farnese. Ecco, questo è il motivo per cui io mi ero interessato e diciamo nel convegno che è stato organizzato a Parma mi sono occupato ancora delle confische e ho intenzione di lavorare ancora, perché è un materiale enorme. Ci sono questi inventari fatti esattamente dai notai con l'elenco di tutto quello che contenevano le rocche, dai grandi tesori d'arte come potevano essere i quadri agli oggetti più minuti, più diciamo della vita comune, gli oggetti della cantina, quello che c'era nelle cucine, quello che c'era insomma in tutte le stanze del loro palazzo. Tanto per farvi un'idea, ma molto rapidamente, senza voler invadere, diciamo occupare troppo tempo, vi faccio vedere che tipo di quadri c'erano.
Questi quadri, questo quadro in particolare era stato confiscato alla Barbara Sansiverino nella Rocca di Colosimo. Ed è un quadro che adesso sta a Capodimonte e che era attribuito a Raffaello. È un'altra versione del quadro che sta agli Uffizi, ma è un quadro molto importante. E così, ecco, questo è il retro di quel quadro da cui si vedono i timbri dei notai che hanno fatto la confisca. Quindi, guardando nel retro dei quadri si capisce quello che il notaio aveva annotato nei suoi elenchi e lì c'è proprio il timbro del notaio. Questo è un quadro naturalmente del Correggio, anche qui in questo quadro nel retro ci sono tutti i timbri del notaio, vedete in basso sotto il numero 2 c'è una scritta con inchiostro nero e questo è il sigillo che il notaio aveva posto dietro il quadro nel maggio, nel giugno del 12, dopo che i condannati erano stati appunto decapitati sulla piazza di Parma, allora vengono fatte queste confische. E ancora, questo è un altro quadro molto importante attribuito allora a Raffaello, in realtà è di Giulio Romano, la Madonna della Gatta. Poi questo era un quadro del Parmigianino che attualmente è in una collezione privata. Questo è un quadro che sta al Palazzo Reale di Napoli, un quadro fiammingo. Questo è un altro quadro fiammingo che sta a Capodimonte. Questo è un quadro ancora, un ritratto di una parente dei Sanseverino, di Barbara Sanseverino. Questo è un quadro di Michelangelo Anselmi. Poi i quadri dei Maghi. Qua sono i due quadri più importanti di tutte le collezioni, che sono i quadri di Bruegel. Questo è il quadro dei Ciechi, poi c'era il quadro del Misantropo, poi tutta una serie di 7 quadri fiamminghi che venivano da Bruxelles e Anversa, dove Cosimo Masi, che era il segretario di Alessandro Farnese, aveva comprato, prima di partire di tornare a Parma, aveva comprato queste opere fiamminghe. Questa è una serie che rappresenta i peccati capitali, conservata a Capodimonte. Questo l'ira, tutti vedete la lussuria, questo mi pare che sia la gola. L'invidia, insomma, sono i vari, questa è la superbia, i quadri confiscati ai Torelli. Torelli, questo è Pomponio Torelli, anche questo quadro si trova a Caserta, quindi viene delle regge napoletane. Questo è un quadro, è una coppia di un quadro di Correggio fatto probabilmente da Annibale Carracci, quindi un quadro molto importante. Ancora, questo è un quadro anche dei Carracci che si trova a New York, e poi i quadri dei San Vitale. Questo quadro è in modo incredibile tornato a Parma, è forse l'unico quadro delle confische che sta alla Galleria Nazionale, perché durante gli anni della guerra, nel 1943, Umberto di Savoia fa restituire a Parma alcuni quadri parmigiani, tra cui questo che è un ritratto della figlia del conte di San Secondo, un San Vitale. Questo è un ritratto sempre di Mazzola Bedoli, lo stesso pittore dell'altro è un sarto. Questo è un altro ritratto di Mazzola Bedoli. Tutte opere che vengono, anche questo, sono opere che vengono dalla Rocca di Sala Baganza e stanno tutte a Capodimonte. Questo quadro è un altro, sempre Mazzola Bedoli, sta in Francia. E queste sono sono delle repliche di opere che si trovavano sempre a Sala Baganza, sono le stagioni di Bassano. Ecco, io vi ho rappresentato questi altri quadri fiamminghi, ecco, vi ho rappresentato fatto questa carrellata di quadri per darvi un'idea di come fossero importanti queste raccolte, di come diciamo, le collezioni farnesiane si fossero arricchite a seguito di questo processo di cui parlerà adesso il professor Cadoppi. Allora, il libro, come vi dico, è
piuttosto, è un libro, diciamo, eccezionale, frutto di un anno e mezzo di lavoro, di una lettura attenta di carte d'archivio che praticamente nessuno, o perlomeno nessuno negli ultimi decenni aveva guardato in maniera così intensa, e soprattutto si avvale della professionalità del professor Padocchi come professore di diritto penale. Quindi, diciamo, il professor Padocchi, è per questo che io ho insistito perché si occupasse di questo argomento, era la sola persona che poteva, conoscendo la storia e conoscendo il diritto, poteva intraprendere un'opera del genere. Grazie. Bene, buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori e ringrazio il professor Bertini per questa presentazione veramente efficace e forse sarebbe anche voluto un po' più di tempo per andare questi quadri attentamente, ma comunque credo che abbiate avuto un'idea attraverso questa presentazione di Bertini di quali siano stati poi alcuni risultati di questa congiura. In questo processo della congiura, almeno relativamente al ritorno che tutto questo ha avuto per le finanze farnesiane e per le ricchezze dello Stato. Certamente sono stati confiscati, a seguito di tutte queste condanne, tutti questi quadri, ma sono stati confiscati appunto, come si diceva prima, palazzi, castelli, tutti i beni, anche proprietà terriere enormi, tutti questi congiurati o supposti tali a seguito di questa condanna. E innanzitutto, diciamo, per avvicinarci un po' al nostro tema, no, e al mio tema in particolare, che è il Museo Bertini, io ho trattato con una, diciamo, in veste ambivalente, cioè da un lato di storico, di appassionato di storia, per meglio dire, appassionato di archivi, di carte d'archivio, di scoperte d'archivio, e dall'altro di appassionato di diritto, in quanto studioso, docente di diritto. Effettivamente, tutte queste cose che sono state scritte in tutti questi anni relativamente alla congiura, tutto sommato forse non era mai venuto in luce questo aspetto anche spiccatamente giuridico del processo e delle sue conseguenze. Ad esempio, appunto, le confische. Le confische qualcuno le ha considerate un atto magari spregiudicato di Ranuccio Farnese, una qualche usurpazione del patrimonio altrui. Però, se noi guardiamo le confische da un punto di vista giuridico, noi ci accorgiamo che ogni volta che a quei tempi veniva condannata una persona per un reato grave, il suo patrimonio veniva totalmente confiscato. Quindi, in definitiva, bisogna capire che questo atto di appropriazione da parte di Farnese, tutte queste ricchezze, persino di questi quadri, in realtà non deve necessariamente essere considerato come un atto illecito in quanto tale. Questo atto è del tutto legittimo se noi lo agganciamo all'esito del processo e del condanna. Il problema, mi direte voi, e anzi io poi poco lascerò spazio al dibattito perché un argomento come questo si presta molto al dibattito, il problema è vedere poi se queste condanne siano state giuste. Perché naturalmente una volta che una condanna viene effettuata e una pena viene erogata, a quel tempo per reati di questo genere si confiscava tutto il patrimonio e in questo Ranuccio non ha fatto che applicare la legge. Però naturalmente resta il problema se queste condanne furono o non furono legittime, furono o non furono giuste. Ecco, in quattro parole, per non pesare troppo, vi dirò qualcosa sui fatti, anche se immagino che molti di voi ne sappiano abbastanza. Cioè, i fatti sono questi.
Attorno al maggio-giugno 1611 cominciò un processo a carico di una serie di persone che erano sospettate di avere fatto varie scorribande, ruberie, eccetera, dello Stato Parmense. E cominciò questo processo, e durante questo processo, in modo forse parzialmente casuale, a un certo punto saltò fuori questa possibile congiura ai danni del duca Ranuccio Farnese. A questo punto, naturalmente, uscirono anche i nomi dei congiurati che avevano progettato questa congiura. I due più importanti erano il marchesino di Sala, ovvero Gian Francesco San Vitale, un ragazzo di 22 anni, 21-22 anni, e il conte, suo cugino, conte Alfonso San Vitale di Fontanellato. Ora, questi due erano i principali accusati inizialmente in questo processo. Il processo durò un anno circa, si concluse nel maggio del 1612. Naturalmente non sto a riferirvi tutte le tappe, che troverete in modo abbastanza diffuso, anche se non esageratamente, nel libro, però sostanzialmente via via questi accusati confessarono, e poi subentrarono altri imputati, sospettati anche loro di aver commesso, di aver partecipato a questa organizzazione per realizzare questa uccisione del duca, eccetera, eccetera. E pian piano tutti quasi tutti gli imputati confessarono il loro delitto. Confessarono, come dicevo, Gian Francesco San Vitale e Alfonso San Vitale. Successivamente confessarono il conte Gianna Pistarasi, il conte Pio Torelli, il conte Orazio Simonetta, che era il marito di Barbara Severino, e chi altro? Il conte Gerolamo Correggio, che era feudatario di Rossena. E in sostanza poi a un certo punto vennero arrestati anche, ecco qui siamo ormai a febbraio 1612, vennero arrestati anche Barbara Sanseverino, che in quel momento deteneva, diciamo, il feudo di Colorno, che era persona, donna molto nota, molto celebrata dai poeti, amata da principi, eccetera. E oltre a Barbara Sanseverino vennero poi arrestati anche il figlio Gerolamo San Vitale e la nuora Benedetta Pio, cioè la moglie di questo Gerolamo San Vitale. Insomma, alla fine un bel numero di accusati, e poi qualcuno me lo sto sicuramente dimenticando. Ad esempio, mi stavo dimenticando il conte Teodoro Scotti, piacentino, ma di lui dirò qualcosetta tra breve. Ora, tutti questi imputati e altri minori, perché in tutta questa inchiesta finirono dentro moltissimi altri imputati, alla fine confessarono, o meglio, quasi tutti questi confessarono. Cosa confessarono intanto? Confessarono che si erano accordati tutte queste persone in alcune riunioni che erano avvenute soprattutto a Parma, ma anche in alcuni dei castelli di questi feudatari, si erano messi d'accordo e avevano anche fatto un giuramento fra di loro, questa qui la parola che congiura, no? Perché è collegata al giuramento. Quindi si erano anche messi d'accordo e avevano giurato di organizzare e di eseguire questa congiura ai danni del duca, uccidendo il duca, uccidendo suo fratello il cardinale Odoardo, uccidendo i figli di Ranuccio Farnese, i figli venuti al mondo fino a quel momento, uccidendo anche la moglie, e poi impossessandosi del ducato, eccetera, eccetera, eccetera. L'assassinio del duca avrebbe dovuto avvenire in un primo tempo addirittura durante il battesimo del principino, che era nato attorno a settembre 1610
a Luca. Poi però, per il protrarsi di questo battesimo, cambiarono idea e pensarono di uccidere il Luca a Fontevivo, dove Luca andava a passare molte sue giornate, perché trascorreva là, oltre a certe vacanze, anche nel periodo di preghiera tra i cappuccini nel convento che lui stesso aveva fatto erigere pochi anni prima. Allora, questo sarebbe stato il piano di questa congiura. Ora, dicevo prima, quasi tutti confessarono. Si pensa, no, a volte si legge che confessarono tutti sotto tortura. Beh, non è vero, perché alcuni di questi non confessarono sotto tortura. La maggior parte fu torturata, però alcuni confessarono senza alcuna tortura, ad esempio il conte Gerolamo da Correggio, la stessa contessa Barbara Sanseverino e alcuni, insomma, degli imputati, ma addirittura Gianfrancesco San Vitale, la sessione sala, non fu torturato. Quindi non furono torturati tutti, ma confessarono praticamente tutti. Però bisogna aggiungere una cosa, che anche quelli che non confessarono sotto tortura, confessarono molto probabilmente per paura della tortura, perché furono tutti minacciati di essere torturati. Addirittura furono messi a confronto con gli altri accusatori o con gli altri testimoni, i quali a loro volta venivano torturati davanti a loro. Per cui, in ogni caso, anche se alcuni confessarono senza essere torturati, naturalmente il terrore fu straordinario di questi esseri umani, che molto probabilmente anche per i tormenti o per la paura dei tormenti furono spinti a queste confessioni. Ora, alcuni, dicevo, non hanno confessato. Interessante questo aspetto, perché sostanzialmente una che non confessò mai fu Benedetta Pio, che era la nuora di Barbara Sanseverino. Non confessò mai, però non fu neanche mai messa sotto tortura. Probabilmente su di lei non insistettero troppo gli inquisitori. Non avevano questa urgenza di decapitarla come furono decapitati gli altri nel maggio 1612. Quindi lei non confessò, ma gli altri due soggetti che non confessarono, e questo è piuttosto interessante, furono da un lato un imputato minore, certo Scipione Piacentini, che veniva dal Veneto, e che non confessò neppure dopo ripetute torture, o meglio, subì due torture, la prima abbastanza lunga, la seconda lunghissima e terribile, e comunque fu riportato in carcere e non arrivò mai alla terza tortura, perché morì tra la seconda e la terza tortura, in carcere. Ecco, l'altro imputato che non confessò mai fu Teodoro Scotti, il conte Teodoro Scotti Piacentino. Ora, lui fu anche lui, diciamo, terribilmente torturato una volta, la seconda volta, una tortura che durò quasi 10 ore, e alla fine di tutto questo ancora lui riuscì a resistere e a non confessare. A questo punto tornò, fu rimesso in cella, e anche lui, come il Scipione Piacentini di cui ho detto poco fa, morì tra il secondo e il terzo interrogatorio. Allora, qui cominciano alcuni aspetti interessanti, no, di tutta questa vicenda, che di aspetti interessanti ne contiene migliaia probabilmente, ma un aspetto che io ho approfondito un po', avendo trattato del background, diciamo, giuridico anche della questione, è proprio relativo a questi interrogatori di questi due personaggi. Perché? Perché fino ad ora si era sempre pensato che questi
perché Teodoro Scotti fosse morto in prigione a seguito dei tormenti. Però effettivamente nessuno aveva analizzato dal punto di vista giuridico il fatto che per il diritto penale del tempo e per la procedura penale del tempo, quando un imputato veniva messo due volte sotto tortura e per due volte negava e veniva poi messo ancora una terza volta sotto tortura e anche la terza volta, tra virgolette, diciamo, riusciva a negare, allora in questo caso per il diritto dell'epoca veniva prosciolto. Era una specie di partita, no? Tra i torturatori, i giudici e i torturati. Il più forte in qualche modo vinceva. Questo poi è uno degli argomenti che spinse gli illuministi a criticare fortemente la tortura, perché si risolveva anche in un macabro crudele gioco, una vera e propria partita, come dicevo, fra l'inquisitore e il torturato. Ora, se lo guardiamo quindi attraverso la legge giuridica, questo episodio, possiamo anche ipotizzare, seppur non volendo così pronunciare sentenze qui, oggi, ma possiamo anche ipotizzare che tra la seconda e la terza tortura Teodoro Scotti sia stato semplicemente ucciso. Come? Che sia stato anche ucciso lo stesso Scipione Fiscentini, l'altro di tutti gli imputati che per ben due volte sotto tortura non aveva confessato. Ecco, questo aspetto inquietante appunto emerge attraverso l'analisi giuridica, proprio perché se gli inquisitori avessero messo sotto tortura una terza volta sia Piacentini che poi Teodoro Scotti, e se questi per la terza volta avessero ancora negato, sarebbero stati prosciolti. E d'altra parte dovete anche pensare che un processo come questo, che era un processo delicatissimo, un processo che aveva addosso gli occhi di tutta l'Italia, perché non dobbiamo pensare che queste cose avvenissero nelle segrete o nelle stanze buie della Rocchetta di Parma e basta, perché in realtà le notizie volavano e in tutta Italia sostanzialmente sapevano che c'era in corso questo processo contro i più importanti feudatari del Ducato di Parma. E quindi se le notizie volavano e se tutti sapevano di questo processo, allora nel fare questo processo, nel condurre questo processo, i giudici dovevano essere particolarmente attenti, perché se avessero fatto anche qualche piccolo errore, tutto il mondo sarebbe stato al corrente di questo e il processo intero rischiava di crollare come un castello di sabbia. E allora questi inquisitori non potevano, per esempio, permettersi di avere un Teodoro Scotti che magari per la terza volta sotto tortura non confessava e che magari sarebbero stati costretti a rilasciare, o peggio ancora, sarebbero stati costretti a tenere in galera nonostante la terza mancata confessione sotto tortura, il che sarebbe stato poi un errore nell'esecuzione del processo che sarebbe stato un domani riscontrabile da chiunque avesse potuto consultare gli atti del processo o avesse saputo come il processo era andato. Ecco, questo è uno dei tanti punti che io ho analizzato così attraverso appunto la lettera di giurista e che mi hanno dato la possibilità, diciamo, di analizzare e considerare questi fatti, cercando a volte anche di capire cosa è successo e perché è successo. Ecco, prima di dire ancora qualcosetta conclusivo sulle mie indagini, su quello che io ho portato in più rispetto a quello che magari già sapeva sul tema, vorrei solo dirvi l'epilogo di questa vicenda, che molti di voi conoscono già, che io fino adesso ho semplicemente accennato, ma non vi ho detto come andarono poi a finire queste cose. Il processo, dicevo, si concluse nel maggio 1612
E nel maggio 1612, esattamente il 19 maggio, nella piazza, oggi Garibaldi di Parma, questi sette feudatari furono giustiziati, gli fu tagliato il collo e poi naturalmente furono sepolti in una chiesa di vicino, San Giovanni del Collato, di cui si occupava la confraternita di San Giovanni del Collato, che si occupava a quel tempo di confortare i giustiziati condannati a morte. E vabbè, non vi sto a descrivere per non rovinare il pomeriggio questa esecuzione capitale, vi ho già detto a sufficienza, però poi anche altri tre degli imputati furono impiccati nello stesso giorno, poco dopo la decapitazione dei nobili, furono impiccati in piazza. Ecco, questa terribile esecuzione quel giorno, e diciamo, a seguito poi di questa sentenza e della sua esecuzione, naturalmente poi si giunse anche quelle confische di cui ci ha parlato il professor Gattini, che a quel punto conseguivano, come vi dicevo all'inizio, di diritto. Ecco, cosa possiamo dire? Però posso aggiungere qualcosa, forse sull'istruzione, senza impressionarvi troppo, ma voglio dirvi che il duca, cioè Ranuccio Farnese, commutò questa pena, perché inizialmente la pena prevista dai giudici era ancora peggiore, cioè i giudici avevano sentenziato che i corpi venissero di questi imputati, di questi rei, venissero addirittura trascinati per coda di cavallo o di asino per la città, squartati, e i quarti di questi poveri corpi sarebbero stati messi alle quattro porte della città. Quindi io ho spaventato a sufficienza, se qualcuno se ne andrà mi saluterà, ma in realtà era così che andava. Anche lì dobbiamo metterci nello spirito del diritto e delle leggi del tempo. Le leggi del tempo prescrivevano queste cose che venivano attuate, e un po' dappertutto gli stessi inquisitori parmensi scrissero a Milano chiedendo qual era la prassi che loro attuavano in questi casi relativamente a condanne come questa. Qui si trattava di lesa maestà, quindi un delitto gravissimo. Chiesero cosa facevano a Milano, risposero: noi li squartiamo, eccetera, eccetera, eccetera. E a questo punto Ranuccio Farnese, però, dicono i cronisti dell'epoca con magnanimità, no? Con benignità, diciamo, commutò la pena in una pena, tra virgolette, più lieve, cioè nella semplice decapitazione. Ecco, in questo processo è successo di tutto. È successo di tutto e ci vorrebbero decine di questi incontri per raccontare questo processo. È successo addirittura qualcosa che va oltre la fantasia, perché per esempio nell'immediatezza dell'esecuzione capitale, Barbara Sanseverino, che era appena stata decapitata, fu addirittura oggetto di atti indecenti da parte del boia, il quale, sollevata la veste o la camicia della povera contessa, le toccò il sedere, così probabilmente per toccare uno dei sederi più importanti dell'epoca, o quelli di una delle donne più amate dell'epoca, ma la donna che comunque in quel momento aveva già passato i 60 anni. Nel processo c'è di tutto. Io a un certo punto, in un capitoletto, riporto alcuni interrogatori relativamente anche ad aspetti, ad alcuni reati di cui furono imputati di cui furono imputati questi feudatari. Alcuni di questi reati erano reati infami, reati che ne erano considerati nefandi all'epoca, e tra questi non so, la sodomia, lo stupro, l'adulterio, ma la bestemmia e altri reati di eresia, la bestemmia radicale, comunque, cioè tutta una serie di reati che vengono provati nel processo e su cui spesso c'è proprio anche la confessione dei vari imputati. In realtà si tratta soprattutto del marchesino di Sala, un individuo
sicuramente piuttosto focoso, ma anche probabilmente abbastanza amorale, che infatti esce dal processo con una luce cattivissima, perché di lui appunto si narrano le cose più indecenti. Oppure anche il suo cugino Alfonso San Vitale, anche lui personaggio, che esce quantomeno da questo processo come un uomo violento, un uomo che usurpava i diritti altrui con grande facilità, che aveva una moglie apparentemente fedele, che lui riteneva che gli facesse le corna. Allora lui spedisce a Reggio, dove questa moglie si trovava, Gianna, e manda dei sicari a Reggio per ucciderla insieme alla suocera. La moglie non muore, ma muore la suocera. Lui è contento lo stesso, perché non gli piaceva neanche la suocera. Ecco, per dirvi, e questo è uno degli atti iniziali del processo, perché Alfonso San Vitale inizialmente non viene neanche messo sotto processo per la congiura, ma viene messo sotto processo per queste archibugiate contro la moglie e contro la suocera. Ecco, per dirvi quante cose escono in questo processo, ecco, sarebbero troppe da spiegare tutte. Io mi limito a dire una cosa: io ho cercato di, ma sotto la spinta, sotto l'impulso di Giuseppe Bertini, che mi ha detto: ma studia un po' questo processo, perché molti storici hanno studiato, però magari non avevano quella impronta, quella impostazione giuridica di base che gli permetterebbe di capire qualche dettaglio in più, qualche cosa che magari uno che non è un giurista non capisce immediatamente. E allora in effetti io mi sono buttato per queste carte, prima per curiosità, perché ho detto: vabbè, un'occhiata. Ma come ho cominciato a leggere queste carte mi sono appassionato, perché già leggere carte antiche, documenti dell'epoca, specie quando si vede una volta che cose nuove, novità, sono scoperte, è di per sé stesso una cosa molto, molto interessante. Ma in questo caso l'argomento, la ricchezza di episodi incredibili che si succedevano, l'emergere di fatti straordinari, cioè dentro questo processo e a processi collegati c'è anche la magia, ci sono le streghe. C'è un capitolo in cui del libro in cui io parlo della caccia alle streghe che Ranuccio fece e riporto pari pari dagli interrogatori, di queste streghe che confessano quello che avevano fatto. È stata delle cose addirittura incredibili. No? Non mi attenterei neanche a riferirvi a voce qui, perché ho riportato trascrivendo alcuni atti processuali. Ecco. Tutto questo mi ha appassionato, e anche per questo motivo, forse in un tempo tutto sommato abbastanza breve, sono riuscito a portare in termine questa impresa. C'è anche da dire che eravamo in un clima di anniversario, perché sono 400 anni giusti, nel 2012, dal 1612, quando questa esecuzione avvenne, quindi era anche opportuno, insomma, portare a termine questo studio entro il 2012, anche in vista di quel convegno che abbiamo organizzato 20 giorni fa alla Parma, alla Facoltà di Giurisprudenza, proprio relativo a tanti aspetti della congiura e di ciò che la contornava. Ecco, io non vi dirò adesso molto di più, preferisco che magari siate voi a farmi, o a fare al professor Bertini, le domande. Semplicemente vi dico, magari in conclusione, che io naturalmente nel leggere tutto quello che ho letto, cioè nel leggere quello che ho letto degli scrittori che prima di me avevano affrontato il tema, e ce ne sono tanti, vi potrei dire chi ha scritto prima di me, riferirvi le opinioni spesse espresse, le tesi, nello studiare tutte queste carte, eccetera, eccetera, avevo inizialmente, forse possiamo dire, probabilmente avevo un obiettivo, cioè mi sarebbe piaciuto anche risolvere un po' il mistero di questa congiura, cioè trovare una risposta, poter scrivere magari nel libro, poter dire: la congiura c'è stata, la congiura non c'è stata, perché sapete che
molti scrittori, parmigiani e non, anche nei secoli, perché ci sono cose scritte sulla congiura nel 600, nel 700, nell'800, in Italia, all'estero. Gli scrittori francesi hanno scritto su questa congiura e hanno addossato a Ranuccio la colpa di aver inventato tutto, cioè di essersi inventata questa congiura solo al fine di potersi accaparrare tutte le robe, i quadri, i palazzi di questi nobili e di potersene sbarattare, perché in fin dei conti per lui rappresentavano degli scomodi rivali. Su questo punto Bertini ci potrebbe dire molto sui rapporti tra Ranuccio e Barbara Sanseverino, rapporti difficilissimi, anzi direi ormai logorati, il desiderio manifestato attraverso anche atti giudiziari da parte di Ranuccio di riconquistare, di riprendersi Colorno, che era infeudata alla Barbara Sanseverino. Insomma, tutte queste cose, tutti questi aspetti e tutte queste letture io volevo poi portarle a qualche risultato finale, cioè avrei voluto verificare se questa congiura esisteva o questa congiura non esisteva. Io non sono arrivato a dei risultati univoci, ma non sono arrivato a dei risultati univoci per il semplice motivo perché, secondo me, sarebbe abbastanza ingenuo dire, pretendere di dire io sono sicuro che la congiura ci sia stata e in questi termini, oppure dire io sono sicuro che la congiura non c'è stata affatto. Credo che un atteggiamento di questo tipo per uno studioso non sarebbe giusto, perché nell'analizzare queste migliaia di carte si trova un po' di tutto. Si trovano degli indizi contro Ranuccio, si trovano degli indizi contro gli imputati, si trovano le confessioni, ma si trovano anche i sotterfugi usati da Ranuccio per ottenere il risultato delle confessioni. Insomma, si trova tutto. Per cui io non credo che uno studioso con verosimiglianza oggi possa dire l'ultima parola, diciamo, sulla sussistenza di una congiura e in che termini sia stato. Ecco, la mia impressione è che comunque qualcosa ci sia stato, perché non credo che sia stata tutta pura invenzione. E poi però io mi sono fatto anche un'idea di quello che può essere successo e di come quello che è successo possa essere in buona misura giustificabile attraverso proprio l'analisi giuridica della questione, perché sostanzialmente andando a studiare il diritto dell'epoca si riscontra che, per esempio, il reato di cui sono stati principali, di cui sono stati imputati tutti questi feudatari, era il reato di lesa maestà. Ora, il reato di lesa maestà era un reato talmente ampio che comprendeva dentro di sé qualsiasi cosa. In ipotesi, uno sberleffo fatto al principe, una lieve ingiuria, un insulto da poco, potrebbe essere stato lesa maestà. Ma persino un pensiero cattivo contro il principe a quei tempi poteva essere punito e represso per lesa maestà, cioè poteva costituire il diritto di lesa maestà. Per cui noi, se vogliamo analizzare tutti questi fatti, che vogliamo credere a tutti questi fatti e che vogliamo credere solo alcuni di questi fatti, dobbiamo però immergerci nello spirito anche giuridico dell'epoca e capire che per quei tempi anche uno che pensava male del principe era condannabile per lesa maestà. Per cui voglio dire che molto probabilmente il processo a carico di tutte queste persone che erano comunque dei nemici di Ranuccio e che già in più occasioni avevano mostrato di non essergli del tutto fedeli, questo processo era comunque per se stesso comprensibile e giustificabile. E quindi a questo punto direi anche le condanne. Bisogna vedere
fino a che punto tutte queste condanne fossero giuste. Bisogna vedere quanti innocenti magari sono stati calpestati nell'ambito di questa specie di macchina infernale che si è attivata quando questo processo è partito. Insomma, bisognerebbe capire tutte queste cose, ma probabilmente una legittimità di fondo di tutta questa operazione partita dalla Russia Falese c'era. Ecco, io mi fermo qua in attesa delle vostre domande. Grazie. Beh, io posso fare un breve intervento. Ecco, il professor Cadoppi non ha parlato non ha parlato forse abbastanza di quelli che sono i riflessi internazionali di questa vicenda, che sono tutto sommato anche descritti abbastanza esaurientemente nel libro, perché ci sono questi rapporti, diciamo, di grande inimicizia fra Ranuccio Farnese e il Duca di Mantova, che viene indicato come il primo ispiratore della congiura. Ecco, questo è uno dei temi appunto di cui il professor Cadoppi potrebbe dire qualcosa, perché l'inimicizia fra Ranuccio e Vincenzo Gonzaga risaliva, diciamo, al matrimonio non consumato della sorella. E quindi questo già è il fatto, appunto, che questi feudatari, in particolare Barbara Sanseverino, fosse così amica del Duca di Mantova, era già di per sé un atto, diciamo così, chiaramente manifesto di ribellione, se vuoi. Ecco, quindi se vuoi proseguire. No, certamente questi aspetti internazionali sono molteplici. E relativamente al Duca di Mantova, certamente c'è questa inimicizia fortissima che ha avuto episodi, uno l'ha citato il professor Bertini, ma ce ne sono anche altri successivi, sono stati rapporti tesi per decenni, no? Tra Ranuccio I e Vincenzo Gonzaga. E quindi certamente Gonzaga rappresentava un nemico, uno dei nemici mortali di Ranuccio. E molti di questi feudatari che poi furono decapitati erano abbastanza vicini al Duca di Mantova. Era sicuramente vicinissima al Duca di Mantova, Barbara Sanseverino. Il Duca di Mantova, mi pare, nelle sue lettere chiamava mamma addirittura, no? Così affettuosamente, ma secondo certe voci avrebbe potuto anche essere stata l'amante in precedenza. Sicuramente la dama di compagnia di Barbara Sanseverino, che era questa marchesa del Grana, Barbara Sanseverino la presentò al Duca di Mantova qualche decennio prima della congiura, e divenne l'amante più importante sicuramente di Vincenzo Gonzaga per un certo periodo, fino a dargli anche dei figli. E questa marchesa di Grana, che aveva le proprietà a Viadana, e quindi passava il periodo, diciamo, delle vacanze a Viadana, era rimasta amicissima con Barbara Sanseverino. Quindi i rapporti tra Barbara Sanseverino e il Duca di Mantova, e comunque l'entourage del Duca di Mantova, la stessa Marchesa di Grana, eccetera, erano strettissimi. E d'altra parte i rapporti fra Barbara Sanseverino e gli altri congiurati, anche quelli erano rapporti molto stretti. Bisogna pensare all'idea che questi fossero proprio una specie di gruppo omogeneo e solidale, molto stretti fra loro, tutti praticamente parenti fra loro. Se andiamo a vedere una studiosa francese che ha scritto sulla congiura anni fa in una rivista francese, addirittura ha pubblicato l'albero genealogico di questi, perché erano talmente imparentati tra di loro, l'albero genealogico si chiama parentete. Ecco, tutti questi erano talmente solidali tra di loro che non solo rappresentavano dei singoli nemici per Ranuccio, ma rappresentavano un vero e proprio gruppo che Ranuccio temeva. Si approva proprio di ritrovi che avvenivano
molto, molto spesso tra tutti questi personaggi, cosa comprensibilissima perché erano tutti nobili e era chiaro che tutti i nobili di quel tempo si frequentavano tra di loro. Però questo gruppo di nobili in particolare erano molto legati ed erano molto legati al Duca di Mantova, come erano legati ad esempio al Duca di Modena, altro aspetto internazionale della vicenda, o al principe della Mirandola, con cui erano anche imparentati, soprattutto il Gianfrancesco Sanitario, cioè il Marchesino di Sala, ed erano imparentati anche con il Gran Duca di Toscana. Per cui a un certo punto nelle carte del processo salta fuori che lo stesso Marchesino comincia a tirare in ballo tutti questi personaggi, a dire che erano tutti anche loro consapevoli e d'accordo sulla congiura. Quindi capite che a un certo punto ne parte un intrigo internazionale, tant'è che addirittura se voi andate all'Archivio di Stato, dove anzi lo voglio ricordare, no? Perché c'è in atto questa mostra, almeno fino al 5 di gennaio, che è in cui si possono vedere tutti i documenti più interessanti della congiura e alcune immagini o dipinti del tempo, eccetera, eccetera. E se andate lì all'Archivio di Stato potete vedere che nei fascicoli processuali ci sono delle tracce di cera rossa. Perché? Perché diciamo, quando il processo era finito e quando erano stati fatti i verbali del processo, avevano coperto con delle striscioline di carta tutti i nomi di questi diciamo, ipotetici aiuti o ausiliatori esterni dei congiurati, tipo il Duca di Mantova, tipo il Duca di Modena, perché non volevano appunto creare un intrigo internazionale, quindi tutti questi nomi erano stati debitamente coperti. Adesso potete vedere ancora questi resti della cera lacca, in alcuni casi ci sono ancora le striscioline di carta che erano state messe sopra, proprio per questi intrighi internazionali che poi ebbero delle conseguenze. Sono un po' lunghi da raccontare, ma ebbero delle conseguenze notevoli. Sul discorso dell'inimicizia Gonzaga Farnese, altro che decenni, parliamo anche di mezzo secolo, perché gli ispiratori della congiura di Piacenza, con il defenestramento del primo duca Pierluigi, c'è lo Zampino, Frido, esatto, del Cardinale Arcole, se non erro. E quindi, certo, poi la stessa guerra di Parma, il rapimento di che fa cosa, il più piccolo dei Rossi, Giulio Cesare, che rapisce la Barbara, che era la Maddalena San Severino, poi dopo va a fondare il Ducato delle Serre nel Napoletano. Dice tutto, certo, un 48 dietro che si muove, la stessa guerra di Parma, poi che è una guerra personale fra Giulio Cesare ed Ottavio Farnese, e finisce nel giorno in cui, 6 aprile del 55, credo, 54-55, quando i sicari del Duca Ottavio ammazzano Giulio Cesare dentro l'abbazia di Chiaravalle della Colomba. Cioè, violano persino una chiesa. E che chiesa è? Sì. Convento. Sì, c'è stato questo tentativo di pacificazione col matrimonio, però non ha fortuna perché appunto la povera sposa non era in grado di avere rapporti sessuali, di partorire. Quindi insomma lì c'è un tentativo che non ha successo e quindi l'inimicizia riprende fino in fondo. La signora aveva una domanda. La mia domanda è un po' eccentrica, a dire la verità. Infatti, dallo studio delle carte processuali emerge la figura di Ranuccio, che io giudico decisamente pessima. E allora, sapendo che il mio giudizio è prevenuto, volevo però chiedere al professore, che è uno studioso di storia dell'arte, se c'è in qualche modo un ragionamento che si possa basare sulla testa. Insomma, abbiamo un Pilastro della Pilotta, che è un monumento alla controriforma,
è un monumento alla Maria di persecuzione, è un monumento alla chiusura, no, mentale, e abbiamo dall'altra parte a Mantova un palazzo che è il palazzo delle Speridi, che è il palazzo del Te, che è il palazzo di Giulio Romano, che è un inno alla gioia e alla vita. Allora io volevo chiedere, no, se questa proprio opposizione di caratteri, di stirpi e di filosofie, la controriforma da una parte, possa in qualche modo essere alla base di una, questa mania della cultura. Insomma, io penso anche che possa incidere anche questo. Grazie. Sì, no, io non credo che sia così, perché lei deve paragonare, intanto appunto Palazzo del Te è un'epoca precedente. Deve pensare però che i Farnese, oltre alla Pilotta, avevano, dunque intanto non possiamo giudicare il Palazzo Ducale, perché purtroppo il Palazzo Ducale dove i Farnesi abitavano è stato demolito da Dutiò e Petitot verso la metà del Settecento, quindi la Pilotta in realtà era un contenitore, non è un Palazzo Ducale. I Farnesi abitavano in un palazzo che non conosciamo, ma i Farnesi abitavano anche nel Palazzo del Giardino, e il Palazzo del Giardino per gli anni 50, per gli anni appunto 60 del Cinquecento è il corrispettivo di Palazzo Te di 30 anni prima. Quindi il Palazzo del Giardino è il palazzo del piacere, che anche questo purtroppo non si è conservato perfettamente, perché sono scomparse completamente questi giochi d'acqua, queste fontane che lo adornavano, e quindi l'aspetto attuale è l'aspetto, diciamo, all'esterno settecentesco, e quindi si è perso questo carattere diciamo di riposo, il carattere del piacere, diciamo dell'estate con l'acqua e coi giardini, con le fontane. Quindi io non sarei così, diciamo, non farei questa opposizione così netta. La Pilotta in realtà nasce come, sicuramente come lei dice, nasce come un corridoio. Questo corridoio la dice lunga, ma la dice lunga perché è un corridoio che doveva collegare il palazzo di residenza col palazzo d'estate. Però dice qualcosa sulla paura che avevano i duchi, perché questo corridoio doveva servire per passare da un palazzo all'altro senza mescolarsi alla gente. Quindi questa è dovuto alla paura. Ma lo stesso corridoio lo troviamo a Firenze, fra il Palazzo della Signoria, il Palazzo Vecchio, e il Palazzo Pitti. Anche lì c'è lo stesso fenomeno, c'è un corridoio, il corridoio degli Uffizi, attraverso cui il duca si spostava, il granduca si spostava da un palazzo all'altro per paura di congiure. Allora questo era un fenomeno generale, avevano paura di essere assassinati i Farnese, avevano paura di essere assassinati i Medici, tutti i principi di quell'epoca temevano la stessa cosa. Quindi io i Farnese non li vedrei particolarmente negativi. No, aggiungo una cosetta che su questa contrapposizione, su cui in effetti scrive anche delle belle pagine, ad esempio, dell'acqua nel libro sulla schiavitù. Sì. Però è interessante anche una parte del processo in cui Gianfrancesco Marchesino si lascia andare, perché il punto è questo, forse meglio che lo dica, insomma, perché qualche cosa deve emergere di queste cose un po' nascoste del processo. Marchesino si trova in cella nella Rocchetta. Allora, come fanno a questo punto gli inquisitori per cercare di fare in modo che lui cominci a confessare una cosa, l'altra, eccetera, eccetera, eccetera? Gli mettono in cella due falsi comprigioni, cioè due falsi compagni di cella. Falsi nel senso che erano gente che erano delle spie per il pistone, non erano indagati nulla, non erano rei imputati, ma erano lì dentro
per strappargli delle cose. E a un certo punto, questo l'inquisitore lo fanno un po' con tutti i deputati, però a un certo punto il marchesino si lascia andare a sproloqui di ogni genere. Proprio di sopprima si parla, è lì che saltano fuori tutte queste cose, i reati sessuali, i commessi, le bestemmie che lui proferisce addirittura lì in cella, eccetera. Addirittura rompe un quadro, distrugge un'immagine della Vergine che si trova affissa nella, deve essere un'incisione della cella, eccetera, eccetera, fa di tutti i colori. Probabilmente fa anche a darsi, visto da un altro punto di vista, che se è vero che era innocente, magari era talmente disperato, talmente arrabbiato, che faceva di tutto perché aveva un temperamento focoso e reagiva in questo modo all'ingiusta incarcerazione. Questa può essere una lettura, ma in ogni caso fa delle cose incredibili e dice delle cose incredibili. A un certo punto però sono abbastanza interessanti, anche abbastanza divertenti, per la verità, tutta una serie di cose che lui dice su Duca, cioè lui su Ranuccio, intanto si lascia andare dicendo, diciamo, le cose di fondo. Dice per esempio che è goffo, che si veste malissimo, che inciampa quando scende a cavallo, che insomma se la prende anche un po' ridicolizzando. E addirittura lo mette in contrapposizione con Duca di Mantova, perché dice che mentre il Duca di Mantova è un gran signore, che sa divertirsi, eccetera, sa frequentare la società, eccetera, eccetera, invece vuole dire, adesso lo dico con le mie parole, io Ranuccio è una specie di sempliciotto che oltretutto nel momento in cui per esempio arrivò il nuovo governatore di Milano dalla Spagna, e mentre il Duca di Mantova gli regalò un armadio straordinario, tutto intarsiato con degli avori, delle pietre preziose, un mobile di una bellezza e di un valore inestimabile, il Duca di Parma, cioè Ranuccio, gli regalò dei salami e delle cacciotte. E con questo riferisce Gianfrancesco San Vitale, cella. Questo, ecco, aspetto anche un po' buffo, diciamo, ma che dà l'idea di come forse effettivamente anche alcuni di questi stessi feudatari vivevano la differenza di impostazione tra un duca come Ranuccio, che sicuramente con loro aveva un rapporto sempre un po' contrastato, era sempre sospetti nei confronti di loro e di chiunque, e invece magari il duca di Mantova, che sicuramente, e noi poi lo vediamo anche nel Rigoletto, aveva altre attitudini, altre idee per la festa, e a questo senz'altro. Grazie. Era quella di chiederle, dal punto di vista di giurisco, abbiamo capito come interviene, diciamo, la luce del stampare delle confessioni. Dall'altra parte, come si sono mossi quelli che sono stati portati in prigione, eccetera, giuridicamente? Hanno fatto tutte le mosse giuste, potevano ottenere risultati migliori per sé? E la seconda domanda era: a chi avrebbe trovato poi maggiormente questa cultura? Noi stavamo parlando molto di questo, eccetera. Cioè, tutto questo rischiare così grosso da parte dei fondatari, da quando sono i momenti in cui è venuto i fondatari, forse dagli ultimi colpi di coda di fronte alla situazione politica che sembrava irreversibile, o dietro c'era forse qualcosa di più importante? Ma domande sono interessanti, magari alla prima rispondo senz'altro anche io, la seconda magari non so se comunque. Senz'altro il mettere questi falsi confessioni nelle celle era un'azione, diciamo così, ai limiti della correttezza, no? Forse scorretta. Però c'è anche da dire che, allora, lo scrivo anche nel libro a questo punto, bisogna anche mettersi nei panni degli inquisitori di allora. Cioè, noi oggi abbiamo il RIS di Parma, possiamo fare la prova del DNA, possiamo andare a cercare, a intercettare, se abbiamo personaggi più illustri,
avremmo potuto intercettare che il marchesino di Sala fosse ancora vivo. Possiamo, insomma, possiamo essere cinici nelle stanze, persino nelle celle, eccetera. Quindi, in definitiva, noi oggi abbiamo degli strumenti di indagine che una volta non c'erano. Per cui una volta si arrangiavano come potevano. E siccome l'unica cosa era c'erano le lettere che potevano sequestrare, e si trovava una lettera in cui uno diceva: guarda, andiamo ad ammazzare il duca giovedì prossimo, eccetera, era fatta. Siccome però queste lettere naturalmente venivano immediatamente bruciate, nessuno si teneva una lettera di quel genere in tasca, no? Come oggi si nascondono le fatture, ma naturalmente a maggior ragione credo che sia comprensibile che un tempo si nascondessero a leggere lettere di questo tipo. Restavano le testimonianze, la parola. E la parola cos'era? Poteva essere solo la parola del deputato o la parola del testimone. Quindi in questo caso loro cercavano da un lato la parola del testimone, quindi cercavano dei testimoni che potessero andare a spifferare qualcosa, e dall'altro cercavano la parola dell'imputato, perché certamente questi finti compagni di cella, a più riprese, invitavano il marchesino o anche altri, Alfonso San Vitale ad esempio, a confessare, perché dicevano: se tu non confesserai, innanzitutto ti tortureranno, ti alla fine morirai in prigione, eccetera, eccetera. Se tu confesserai, beh, diciamo, sarai magari condannato, ma sarà una condanna lieve, magari a poche centinaia di scudi d'oro da pagare, ne uscirai abbastanza bene. Quindi lo stesso marchesino scrive in alcune lettere queste cose e dice: mi hanno detto che se io confesso, sostanzialmente alla fine me la caverò con poco. Ecco, quindi da un certo punto di vista si trattava sicuramente di scorrettezze, anche perché alla fine poi in realtà non è andata certamente così. Marchesino non si è cavata con 100-200 scudi, con una multa, insomma. E non c'è stato niente a fare, perché poi alla fine tutti questi hanno fatto le lettere in supplica al duca. Hanno quasi tutti supplicato, diciamo dichiarando la loro colpevolezza, però supplicando di poter essere perdonati, ma lui non li ha perdonati. Quindi, certamente, dall'altro punto di vista, a chi giovava la congiura, qualcosa si può dire, perché questa congiura è stata collegata anche con il momento, diciamo, particolare della rivalità che c'era in Italia in quel periodo fra Francia e Spagna. Perché praticamente, allora, Ranuccio in quel momento era molto fedele, vicino alla Spagna. Quindi colpire Ranuccio voleva dire, diciamo, avvantaggiare il partito avverso a cui si erano avvicinati, per esempio il duca di Savoia, e che era fra l'altro parente del duca di Mantova e del duca di Modena. Quindi, diciamo, c'era un partito che aveva interesse a colpire Ranuccio per colpire la Spagna. Nel convegno che abbiamo organizzato abbiamo fatto venire un esperto di storia spagnola che conosce bene gli archivi spagnoli, in particolare l'archivio di Simancas, dove sono conservate tutte le relazioni degli ambasciatori spagnoli mandati al re, e quindi che hanno permesso anche queste lettere che sono state comunicate nel corso del convegno. Queste lettere permettono di capire che l'interesse della Spagna era dalla parte di sostenere Ranuccio, e che eventualmente una congiura contro il Farnese avrebbe avvantaggiato, diciamo, i tre ducati di Savoia, Mantova e Modena, alleati in quel momento, che cercavano in quel momento di avvicinarsi alla Francia. Ecco, sono, diciamo, degli studi che devono essere ancora approfonditi. Purtroppo non abbiamo avuto una relazione che era stata preannunciata di approfondire
questo tipo di interpretazione, vedere quali erano i vantaggi, gli interessi francesi. Speriamo che di poter recuperare presto e di poter colmare questa lacuna. Volevo chiedere una cosa, meglio, due o tre cose. Tutta la documentazione relativa al processo, cioè è completa? Beh, le rispondo subito. È abbastanza completa. Dunque, gli altri processi, cioè i volumi sono tutti, tutti i verbali. Ci sono anche dei faldoni grossi, centinaia di carte, di carte collegate a queste, tra cui per esempio interessantissime, vedete se andate a più stato alla mostra, le istruzioni che giornalmente il Bartolomeo Riva, che era il Richelieu di Ramuccio Primo, no? Quindi il suo consigliere, veramente molto astuto ma implacabile, dava ogni giorno all'inquisitore. Ogni giorno mandava questi pizzini, potremmo chiamare, no? In cui diceva addirittura cosa doveva fare, cosa doveva ottenere, questo tortura questo, non torturare quest'altro, eccetera. Imputagli qualcosa di diverso da quello che poi vuoi ottenere per cercare di strappargli qualche verità pian piano. Insomma, tutta una serie di sotterfugi anche che venivano suggeriti attraverso questi continui fogli e scritti che ancora oggi sono reperibili. Ci sono quindi tantissime carte, purtroppo ne manca una parte che era all'archivio di Napoli. Era l'archivio di Napoli perché, adesso raccontare vicende degli archivi è lunga, ma a un certo punto le carte farnesiane, no? Gran parte erano finite a Napoli. E a un certo punto sono state recuperate, addirittura nella seconda metà del Settecento, in due o tre fasi, molte di queste carte, ma non sono state recuperate tutte. Per cui ancora oggi moltissime carte farnesiane, Bertini sa perché ha studiato a lungo, si è andato parecchie volte, ha trovato anche cose molto importanti, sono a Napoli. Il fatto è che non so quanto fossero, ma centinaia e centinaia di buste che si trovavano a Napoli, forse la metà, non so adesso quantificare, però andata dispersa. Diciamo che si è salvato delle carte farnesiane di Napoli, se ne è salvate un terzo. Un terzo. Perché due terzi sono state bruciate durante la guerra, erano state sfollate in una casa di campagna e quando i tedeschi abbandonano Napoli, dei soldati o forse un ufficiale un po' sbandato che sta fuggendo da Napoli viene a sapere che lì c'è l'archivio di Stato, le carte, allora decide di bruciarle per fare così un atto di vandalismo praticamente. E quindi sono bruciati due terzi dell'archivio di Napoli farnesiano. E purtroppo tra queste carte c'erano una serie di faldoni relativi sempre in congiura, probabilmente ad altri processi del periodo, che aveva studiato Barilli quando aveva studiato per decenni la congiura, il processo, eccetera, da partire dai primi anni del Novecento fino agli anni 40 del Novecento, e aveva utilizzato ampiamente queste carte di Napoli. L'unico vantaggio che abbiamo noi oggi e che appunto Barilli aveva riportato molte delle notizie che aveva tratto da queste carte. E può anche darsi che queste carte, qualche copia, sussistano ancora, magari carte della famiglia, eccetera. Però fatto sta che non le troviamo più. Cioè oggi non sono più reperibili, tra le tante cose, sicuramente quei faldoni. Volevo chiedere anche, lei prima ha parlato delle lettere che il marchesino ha scritto. Quindi a queste persone veniva concesso di scrivere. E esistono ancora queste lettere? Ed è possibile leggerle? Ci sono. Molto interessante. L'unica cosa, le spiego, ci sono, ma il fatto che ci siano è inquietante esso stesso. Perché ci sono? Perché non arrivarono mai a destinazione. Nel senso che, per esempio, il marchesino scriveva, e però le lettere non venivano recapitate alla mamma, all'amico, all'amica, eccetera. Lo stesso Marchesino era in quel periodo amante della
della Marchesa di Brana, quella che io ho citato prima, ex amante di Calimanza, per avere un'idea. Però queste lettere non uscirono mai, forse ogni tanto venivano fatte circolare alcune di queste lettere, ma la maggior parte venivano tenute dal requisitore, che addirittura mandava al marchesino false risposte. Sì, cioè, è provato che rispondeva, quindi, però sono ancora conservate in vari archivi oltre e anche la più rivale. L'ultima domanda è sulla San Severino, perché questa figura mi ha veramente colpito e affascinato. Ho appena letto nel suo libro che a 34 anni ottenne di poter essere separarsi dal marito, un san vitale. E io mi chiedevo, però, una donna che era così ammirata, considerata, che aveva come alleato il Duca di Mantova, possibile che nessuno si sia mosso per salvarla, per fare qualcosa per lei? Vabbè, guardi, certamente tutti questi congiurati cercarono di avere aiuti, e però di fronte alla, evidentemente, alla furia, diciamo, inquisitoria di Ranuccio da un lato, il suo consigliere Bertone Riva, il giudice Filiberto Piosasco, che era il giudice, eccetera, e anche delle mosse strategiche, diciamo, di Ranuccio, perché Ranuccio, nel momento in cui cominciò questo processo, cominciò a mandare subito degli inviati nelle corti principali, anche dal Papa, in Spagna, dal Papa, per informare di quello che stava avvenendo e per cercare di avere alleati a livello internazionale. Quindi diciamo che prese le contromisure e quindi non riuscirono. Devo dire una cosa che riporta proprio Barilli e che era in una delle carte di Napoli. Esisteva una lettera in cui il cardinale, fratello di Ranuccio I, scriveva a Ranuccio I pochissime ore o giorni prima dell'esecuzione, dicendo: potrebbe però risparmiare, carissimo fratello, lei potrebbe però risparmiare quantomeno la contessa di coloro. E insomma, Barbara San Severino, e lui fece rispondere che non si poteva fare. Ma e dunque, intanto si può dire che allora il processo, cioè l'arresto, nasce quando c'è questo cambiamento del governatore di Milano, perché il governatore di Milano era questo conte di Fuentes, che era un nemico tradizionale dei Farnese, perché il conte di Fuentes è quello che viene scelto da Filippo II per andare a sostituire Alessandro Farnese come governatore dei Paesi Bassi, che era il massimo dell'affronto, perché Alessandro Farnese praticamente stava per essere licenziato dal conte di Fuentes, muore qualche mese prima per fortuna, quindi gli viene risparmiato questo affronto. E poi il conte di Fuentes, che è il grande nemico d'allora dei Farnese, viene messo come governatore di Milano, quindi come i rapporti Milano-Parma sono pessimi sotto di lui, e l'arresto dei congiurati arriva proprio nel momento in cui c'è la partenza di Conte di Fuentes da Milano, un nuovo governatore, e da quello che abbiamo saputo, da queste lettere di Simancas che ci sono state comunicate, il nuovo governatore invece è molto pro Ranuccio e dice per la Spagna è molto importante che Ranuccio ci sia, perché c'era il pericolo di questo, invece di questi altri tre duchi pro francesi in quel momento. Poi mi viene in mente che il duca Vincenzo Gonzaga muore nel febbraio 1612. Non a caso Barbara San Severino viene arrestata nel febbraio 1612 e nel marzo 1612 viene emanata addirittura pubblicamente l'Inquisizione come manifesto a stampa, quando il duca Vincenzo Gonzaga è già morto da più di 20 giorni. Quindi insomma c'è. Quando mancano i gatti, i topi ballano. Io parlerei anche dello stato d'animo di Ranuccio I, che aveva una mente un po' torbida per i suoi problemi familiari, che non riusciva a ottenere le redini dalla droga Brandini,
e quindi si vedeva che il suo ducato non sapeva poi a chi doveva lasciarlo, tanto che il figlio naturale Ottavio era stato, avevano iniziato a istruirlo come successore del prete. Poi nasce Odoardo Bodenzio, perché la Giobrandini ha regalato ai Farnesi l'obesità, infatti tutti i Farnesi dopo muoiono tutti di obesità, visto? E quindi secondo me era anche in uno stato tale personale non molto favorevole a questo. Ricordiamoci che è morto il padre nel 92, lui lo succede come quarto duca, e però nel 12 erano pochi anni che lui era come duca di Parma di Piacenza e aveva molti nemici ereditati dal nonno Ottavio. Questo è Io certamente io concordo. Teniamo anche presente che la morte di Pierluigi Farnese, bisnonno, no, di Annuccio, che aveva già 50 anni, 60 anni prima, nel 47. 47. Quindi ucciso dai feudatari piacentini, e lì ucciso per davvero, però, no? E buttato dalla defenestrata. Questo fatto, come poi ha riferito anche brillantemente qualcuno dei relatori al convegno, ad esempio non so Podestà, no? Un economista ha studiato la congiura del contesto economico, però ha evidenziato questa paura che attanagliava tutta la famiglia Farnese da quel momento, cioè era un fatto che ha segnato il Farnese in modo incredibile. E d'altra parte poi dobbiamo anche pensare ai Farnesi che arrivano lì. Cioè il Papa crea un ducato, Paolo III, per suo figlio naturale, lo mette lì e lo mette in un luogo che tutto sommato gli era abbastanza ostile, talmente ostile che viene ucciso un anno o due dopo. Quindi sostanzialmente la posizione dei Farnese a Parma non era così tranquilla, quindi erano accerchiati da tutta una serie di feudatari che erano molto più antichi di loro, a volte addirittura come casate, e che loro potevano certamente tenere. Quindi certamente le paure c'erano, le paure forse per certi versi erano dettate da un temperamento, da una personalità un po' complicata, forse disturbata, a volte anche interessante sul piano psicologico, no? Pieno di fobie, pieno di ossessioni, eccetera, però alcune di queste paure erano anche probabilmente giustificate. La Bellonci, che ha scritto quel bel libro, che conosce delle serie dei Gonzaga, a un certo punto parla della congiura e ne fa anche un racconto bello, e a un certo punto descrive Annuccio Farnese come personaggio che a quei tempi era descritto come uno che inseguiva la propria ombra con un pugnale. E questa è l'idea di Farnese. E il processo alle streghe, poi, no? Io rinvierei alle pagine del mio libro per chi vorrà leggere, perché a un certo punto è talmente ossessionato, talmente paura, non nascono figli, continui aborti. Quando arriva il primo figlio c'è il giubilo nella città, da un mese, così più o meno si accorgono che questo è il suo dovuto, poverino, e quindi il poveretto è stato anche afflitto da tragedia. E fatto sta che parte questo processo alle streghe, e nel processo alle streghe Arnuccio, ancora più che mettere a rovo queste streghe, poi infatti non finirono bruciate o uccise, gli interessava sapere cosa avevano combinato queste streghe, cioè in che modo erano riusciti a procurargli questi sortilegi, questi malocchi. E i suoi frati esorcisti in effetti andavano alla ricerca di quello che queste streghe avevano fatto, perché volevano esattamente sapere quali erano le sostanze che hanno trovato nelle loro case, nelle loro borse, nelle loro e le erbe, nei loro praticelli, nelle cantine, eccetera, quali erano quelle che chiamavano le loro malefiziali. E allora quando a un certo punto lui
l'inquisitore ottiene la confessione da parte di queste streghe, cosa fa l'esorcista? In un castello piacentino, perché siamo a Gragnano, no? Si svolge lì il processo delle streghe. L'esorcista cerca di esorcizzare alcune delle cose ritenute maggiormente marginali. Mentre Ranuccio scrive continuamente a Piacenza, da Fonte Vivo, dove si trovava, dove aveva degli altri cappuccini e degli altri frati che lo sorvegliavano anche da questo punto di vista, e che continuamente mandavano notizie sulla salute di Ranuccio, continuava a sentire dolori, a sentire delle cose, degli strani fenomeni, eccetera, eccetera. E quando l'esorcista cerca di esorcizzare tutte queste cose trovate alle streghe, fa un rito impressionante che viene descritto nelle carte, e a un certo punto improvvisamente arriva una tempesta impressionante su tutto il Piacentino, che devasta il territorio, una grandinata terribile con venti pazzeschi, eccetera, eccetera, e lo attribuiscono tutti a questo fatto, cioè al fatto che in quel momento il frate era riuscito ad esorcizzare le cose malefiche. E allora scrivono a Ranuccio, che si trova a Fonte Vivo, gli dicono: guarda che ormai ci siamo, ormai siamo riusciti a trovare le cose, abbiamo ricostruito tutto, le abbiamo fatte esorcizzare, dovrebbe Altezza sentirsi meglio. Ma la cosa più straordinaria di tutte, però lascio a voi ogni considerazione sul punto, è che effettivamente poi si sente meglio e comincia a migliorare la cosa. I Farnese, cioè, vengono imposti in questa zona, che è già, diciamo, la parte meridionale del Ducato di Milano. Certo. Ci sono tutti dei capovolgimenti politici, tali per cui i Farnese prima vanno a Piacenza e lì ammazzano subito Pierluigi, si spostano a Parma e lì Pierluigi e Ranuccio riesce a far fuori il feudatario, però se non è zuppo è pan bagnato. Dicono invece che Papa Paolo III è stato uno stratego. Ma no, a fare quello che ha fatto Paolo Pierluigi come garante un parrucchiere della Chiesa, perché nel 1500, quando si è ritirato il Ducato di Milano, non è arrivato il francese, poi è andato sotto il Papa ancora, e poi ancora il francese, e poi ancora il Papa. Sì. Però lui è riuscito a creare per la famiglia uno Stato, cosa che non è riuscito a Papa Borgia col Valentino. Sì, sì, guarda. Quindi ha sfruttato il momento. No, non ha sfruttato, ha sfruttato i momenti, perché ricordiamo che nel XVI secolo si susseguono 20 papi, quindi media papato 5 anni, c'è chi governa anche qualche mese o magari un anno. Paolo III viene eletto nel 34 e muore nel 49, fa 15 anni, e 15 anni di pontificato vuol dire sistemare tutta la famiglia, nipoti, pronipoti, eccetera. Alessandro VI cosa ha durato? 6-7 anni, credo, adesso. Non lo so. Il fatto che i Farnese avevano i cardinali. Ma no, hanno tutta una serie. C'è il Papa che dura 15 anni, che quello è il problema. E letto vecchio... Volevo scendere un po' più sul minimalismo, perché qui ho sentito anche il discorso molto alto di strategie europee, e rovesciare un po' il concetto di congiura. Non è per caso, lo dico in senso provocatorio anche un po', non è per caso che sia stata una congiura del Duca e di alcuni dei suoi personaggi che aveva intorno. Lei li ha citati, Filiberto Piozzacchi, Bartolomeo Riva, ma c'è anche il figlio Cesare Riva, Marcello Prati, sono tutti personaggi, alcuni della nobiltà, altri della burocrazia o del notariato o della magistratura, che poi si impossessano dei beni che vengono confiscati. Cioè, subito dopo questa confisca, questi personaggi che hanno forse creato o comunque alimentato questa fiamma certo, un pochino di Ranuccio primo Farnese, sono stati i primi a impossessarsi dei beni
dei San Vitale, di tutta questa chiesa qua, che è stato le due cose, le dirò una cosa, quest'idea della figura di Ranuccio, cioè di Dario Gerardo, cosa sta accaduta, lo stesso Baridi, sostanzialmente negli studi che fece a prima metà del secolo del Novecento, sosteneva sostanzialmente questo. E non così in modo campato per aria, ma insomma anche ragion veduta, è che io ritengo anche che la congiura, cioè, se c'è stata, è stata sicuramente molto meno grave di quello che poi è risultato anche antiprocessuale in ogni caso, cioè ci poteva essere qualcosa contro la luce, probabilmente non tutto quello che è risultato dal processo, e l'ho anche scritto, sicuramente alcuni sono alcuni innocenti sono stati condannati. Io però, a questo proposito, devo dire che c'è una citazione che io faccio all'inizio e che ripropongo addirittura anche alla fine, perché è talmente azzeccata, no? Su come questi fatti devono essere visti e sul problema del rapporto tra congiure e principi, no? Che io credo che sia opportuno leggerlo. Questo è Machiavelli. Discorsi sopra la prima lettera di Tito Livio, uscito nel 1531. Non hanno pertanto i principi il maggiore nemico che la congiura. Perché fatta che una congiura contro di loro, io la italianizzo un po', o la gli ammazza o la gli infama. Perché se la riesce, cioè se la congiura riesce, egli muoiono. Se la si scopre e loro ammazzano i congiurati, si crede sempre che sia stata invenzione di quel principe per isfogare l'avarizia e la crudeltà sua contro il sangue e dalla roba di quelli che egli ha morti. Questo è Machiavelli che risponde alla domanda. Dopo tanto... Come si fa? Quello che a me ha impressionato è la rapidità del processo e anche ha dato sicuramente soddisfazione, mentre al giorno d'oggi questo si è perso, ci sono più garanzie che sono più importanti. Mentre noi oggi abbiamo perso questo posto, non trova che la storia dovrebbe insegnare. Non so se ci deve insegnare a letterato, ma a torture, eccetera. A Teodoro Scotti, il cui interrogatorio è pubblicato per intero alla fine del libro in appendice. Però certamente devo dire che io proprio inizio il libro con un capitolo che si chiama Chi legge e che parla proprio di questo, cioè parla un po' della contrapposizione tra la giustizia penale attuale e come era allora, con i pro e i contro sicuramente. Oggi è intollerabile la lunghezza della giustizia penale, questo adesso rispondo come professore, a me di diritto penale, noi scriviamo tante belle cose, magari sofisticate sul piano dell'approfondimento dei concetti giuridici, ma poi ci troviamo di fronte a una giustizia penale che non per la limitatezza delle nostre leggi o per la retratezza dei nostri codici, ma che forse anzi addirittura per eccesso di garanzie è l'opposto a volte. È una giustizia penale che non va, che non funziona assolutamente. Io sono assolutamente del parere che andrebbe riformata drasticamente e sono anche del parere che la riforma del diritto di giustizia per renderla più efficiente non sarebbero neanche così complicate come forse a volte si vuole far credere. E io penso che possiamo... prego. Per posizioni delle donne e degli uomini, come magari la persona che faceva il sociale nobile. Beh, tra i nobili e non nobili soltanto. Per esempio, i nobili vengono giustiziati dei capitangoli, i non nobili vengono giustiziati con il piccagione, cioè
sono tante altre le differenze, a volte no, non venivano proprio puniti affatto. Per esempio, di norma non venivano torturati. Venivano torturati all'interno del processo di lesa maestà, perché quando l'accusa era lesa maestà si poteva fare quello che si voleva. Le donne avevano dei trattamenti diversi anche nel processo, però la tortura non era vietata, non era vietata, va detto che andava applicata con particolare cautela e solo quando era strettamente necessaria. Poi, per esempio, nel nostro processo particolare, le donne vengono messe in un'altra prigione, cioè Barbara Sasserina e Benedetta Pio inizialmente erano portati in cittadella, sopra la porta di cittadella, cioè, mentre gli altri vanno tutti a Rocchetta, cioè le prigioni peggiori. Per esempio Gian Francesco stava in quella chiamata Il Pozzo, che era quella veramente più terribile, cui c'erano animali in tanti genere. Una domanda. Sì. Leggo chiarire. È vero che il boia, dopo che aveva sollevato le vesti della Sant'Egidio, alla fine del programma è stato No, il boia è stato messo in prigione per 18 giorni. E poi sono proprio gli atti lì, c'è proprio l'atto degli atti del processo originali, che io ho trascritto, è stato rilasciato dopo 18 giorni perché il fatto non era stato ritenuto più così grave. E qualche cronaca aveva riferito di quello, ma già il Benegari, da cui ho tratto una trascrizione della descrizione del processo in un capitolo, il Benegari era un importantissimo giurista di fine 700 e inizio 800, e che aveva fatto una relazione al Rossemery su questa congiura, già lui aveva scoperto che invece era stata una diceria, Sì. Se uno sollevava la testa a una nobile, si poteva avere la testa. In teoria sì, però in quel caso non fosse perché era già morta, era fatta poco danno. Bene. Domani